Ciao a tutti, sono Renato di Buena Madera. Mi è venuta in mente sta cosa scema di ascoltare l'album di Buena Madera Zero giocando a Brutal Doom, quindi l'album che abbiamo appena pubblicato, cioè un anno fa, e quasi, dai, no, meno, il 3 luglio 2020, giocando al mio videogioco preferito, nonostante io non giochi mai videogiochi, che è Doom, con la mod Brutal Doom. Gioco bello difficile, che giocherò a modalità difficile, quindi morirò male. Però tanto ci facciamo due chiacchierate. Intanto questo effetto di specchio infinito di questo programmino che ho appena scaricato guardando un bambino di 10 anni su YouTube che mi spiegava come fare. Bravissimo bambino, grazie bimbo. Si chiama OBS Studio, è gratis, quindi yeah. Sto registrando, ottimo. E facciamo partire l'album. Dovete andare su buenamadera.bandcamp.com. Qua potete ascoltarlo in streaming facendo play oppure scaricarlo gratuitamente. Noi già ce l'abbiamo, lo ascoltiamo in streaming. E adesso faccio partire il grandissimo Doom. Ok, facciamo il Doom, quello originale del 93, con la mod... Ah, posso un po' mica l'orecchio. Con la mod Brutal Doom di Sergeant Mark 4, non mi ricordo come si chiama, però l'ho trovata se cercate su internet. O se già non ce l'avete. Mettiamo modalità difficile, queste tre sono impossibili e basta. Allora, prima di parlarvi di Doom, che non è proprio il punto della questione parlare di Doom, però parlerò anche di quello perché mi piace tantissimo, parliamo di Buena Madera. I Buena Madera sono un gruppo di tre ragazzi di Padova. Io facciamo le prove adesso a Lozza Testino, prima le facciamo a Baone, in mezzo le facciamo a Sant'Urbano, posti bellissimi. Dov'è? C'è uno che mi spara. Ehi! Oh, ciao! E si vuole abbracciare, però io gli ho staccato la testa. Vabbè, siamo tre ragazzi, Mirko Gordiani, Cristian Galletta e Renato. Mirko alla batteria, io voce chitarra, Cristian basso e ogni tanto voce, cori, eccetera. Siamo in questa formazione dal... Muoio, l'ho detto che morivo. Siamo in questa formazione nel 2018, anche se i Buena Madera già c'erano nel 2008, tipo 2009. Milioni di cambi di formazione, tanto che quasi me l'ero messa via da riuscire ad avere il gruppo che funzionava. Ma Cristian ha cercato sul villaggio musicale finché ha trovato questo bravissimo ragazzo che è Mirko, ottimo batterista, e da lì siamo ripartiti. In breve abbiamo fatto un EP nel 2018, che potete scaricare anche quello, e poi ci siamo messi a scrivere la nostra musica, e questa che state ascoltando è Fase, l'ultima canzone che abbiamo composto prima di andare a registrare. Ora vi parlo un po' di come abbiamo registrato. Intanto, Fase, com'è nata? È stata l'ultima canzone che abbiamo composto ed è stata una jam totale. Christian è arrivato con un suo riff, abbiamo cominciato a cazzeggiarci sopra per due o tre settimane, costruito la struttura attorno, messo un milione di altri riff sopra, eccetera, poi alla fine ho fatto la voce e fluiva così bene, non c'è mai stato un momento in cui ci siamo bloccati con la canzone, è stata molto molto liscia. L'ispirazione è abbastanza evidente che è dei Tool, ma spero non sia troppo derivativa come brano, speriamo non ci sia gente a poverino. Il testo è un po' particolare perché sembra che parli, sto gioco che ansia, sembra che parli di amore, facendo i complimenti a una bella ragazza, e poi dice che sta scavando la tomba per entrambi, ossia il protagonista della canzone e la ragazza che ha sotto mano, che probabilmente è la sua amata. Cosa sta a significare questa canzone? Un'esaltazione del femminicidio o della misoginia? Ovviamente no. È un po' una metafora di come l'amore possa portare in alto, in basso, a paranoie estreme, a gioie estreme, e come la gente vada anche fuori di testa per seguirlo. Quindi è un po' il principio dell'alienazione, che è tanto caro al 99% delle canzoni dei Buena Madera. Primo livello finito e non sono morto, che bravo. Ok, andiamo al secondo livello, che è molto più difficile. Infatti adesso nella canzone sta dicendo, non per la difficoltà di Doom, ma nella canzone sta dicendo 100, 100, 100. Sta dicendo non posso amarla, non riesco ad amarla.
perché c'era qualcosa sotto il letto che mi parlava e la mia mente è partita. È un viaggio nella paranoia e nell'amore. Poi i testi per noi non è che siano così centrali, li vedo sempre dopo, però mi piaceva... Oh! Oh! Non sono bravo a sto gioco, dovrei riallenarmi un sacco. Vabbè, facciamo quello che si può, non ci gioco da 100 anni. E basta, parliamo un secondo di Doom, visto che ci sta giocando. Qual è la trama? La trama praticamente non c'è perché l'avevano scritta la trama. Poi poco prima di pubblicare il gioco ho detto la togliamo del tutto, vogliamo solo lasciare l'idea che tu sei sto tizio qua, sei un... hai sto fucile che ti esce dal petto, o la pistolina, o la mitraglietta, e ti trovi in sto casino e devi sopravvivere. Una piccola trama in realtà c'è, che poi hanno allargato, eccetera, ossia che su Marte, i satelliti di Marte, c'erano degli scienziati che stavano facendo degli esperimenti, avevano trovato della tecnologia aliena, ovviamente come alien, eccetera, e... oh, mamma mia che casino. Oh, granatina. E facendo, giocando questi teletrasporti di tecnologia aliena, hanno aperto un portale con l'inferno, fighissima come roba, tipo The Abyss, no? Non mi ricordo, c'è un gioco, un film bellissimo che non mi viene in mente, con la mitragliatrice, quell'attore che ha fatto Jurassic Park che non mi viene in mente, quindi citazioni fatte malissime. Vabbè, ossia c'è una specie di infezione demoniaca che prende tutti gli scienziati marine che c'erano, e noi cosa faremo? Cercheremo una cura per questa infezione? No, un vaccino? Neanche. Andiamo e li ammazziamo tutti quanti mettendo sangue da tutte le parti, bellissimo. Poi calciare distruggendo i corpi, che è una cosa fondamentale secondo me in un gioco. Vabbè, e scusate, mi risate. E seconda canzone, questa canzone è Tebe, è la prima canzone che abbiamo scritto tutti assieme da una jam, è nata anche questa in maniera molto naturale. Il riff questa volta è partito da me, ho fatto questo riff facilino, poi dopo è partita la batteria in 4 che arriverà, ci abbiamo fatto questo basso un po' dissonante sotto che fa questo crescendo, un po' di giochi sul basso, molto carina. E il testo questa volta lo ha fatto Christian, che ha anche cantato, e è un testo anche questo serioso, però un pochino più maturo, non giocato sull'alienazione, ecco, me lo sono mangiata quella cosa, ma sulla felicità, l'insoddisfazione, questa ricerca continua. Magari in un'altra occasione ne parla direttamente Christian, che spiega il suo testo. È anche l'unica canzone dove canta dall'inizio alla fine, quasi, dopo io faccio un po' di scream alla fine. Ci ha sorpreso quella volta che è arrivato, ho fatto sto giro di voce, come vi sembra? Una bomba! Oh, cosa ho fatto? Ho premuto il pulsante sbagliato. Aspetta, voglio mandarvi un regalo, un piccolo messaggino per voi. Oh. Penso sia arrivato, è stato compreso. C'è ancora qualcuno? C'è qualcuno? No, c'è nessuno. Beh, abbiamo fatto il livello, non abbiamo fatto tutti i segreti e tutto, però è sempre... è abbastanza Doom canzone, ho messo roba noia sopra. La voce di Christian, cazzo, è impegnativa dal vivo da fare. E così, insomma, così. Parliamo un po'. Beh, ascoltiamo solo le prime tre canzoni dell'album, se no diventa troppo lungo il video. Quindi ci sarà questa Tebe e poi partirà Spia. E parliamo un attimo di come è stato registrato. Prima avevamo fatto degli EP registrati in casa, però volevamo qualcosa di più, visto che eravamo abbastanza convinti delle canzoni che avevamo composto. E così abbiamo deciso di andare in un bello studio, il Vacuum Studio, di dove lavora anche, cioè, con Enrico Baraldi, non ce ne vuole Baraldi, però può usarlo. E Enrico Baraldi è bassista degli Ornaments, ora dei Colors, fonico degli Zoo, cazzo, me coglioni. E lì a Vacuum Studio si erano registrati un sacco di gruppi meravigliosi, tra cui Verdena, Judy Sarkat e non mi ricordo. Siamo andati lì e abbiamo deciso di farlo in presa diretta, quindi un live praticamente, con un po' di take, solo le voci le abbiamo fatte
dopo sulla, sovraimpresse a posteriori. E è stato impegnativo, era estate, era caldo, non ci lasciava nessuno all'aria condizionata, dormivamo in un postazzo Airbnb pagato 10 euro alla notte, mangiati dalle zecche del letto. Vabbè, poi è stata una bella esperienza, molto divertente. La sfortuna è stato pubblicare morite, è stato pubblicare tutto questo nel bel mezzo della pandemia, e quindi non abbiamo potuto supportare l'album con un tour, vendere CD ai tour, che se CD si vendono nei live, perché ormai adesso è tutto streaming. E vabbè, abbiamo trovato anche un'etichetta, la Vulcano Records, per la quale viene pubblicato su qualsiasi piattaforma, quindi Spotify, Amazon Music, YouTube Music, eccetera eccetera, non so se esiste Google Music, no, YouTube Music. E basta, sono arrivate anche abbastanza recensioni entusiastiche, però ahimè non abbiamo potuto sfruttare a pieno l'uscita dell'album. Vabbè, ci rifaremo quando ci si potrà muovere di nuovo. Qua c'è un segreto, se riesco a fare in tempo. Qui nel finale sentite questa musichetta dolce, ed è presa da Link to the Past, il gioco di Zelda per il Super Nintendo del 91, non so che cazzo anno sia, vecchissimo comunque, e meraviglioso. E basta, c'è un po' contrasto perché è la musica delle fate. Oh, quanta gente! Mi piace uccidere. Il prossimo pezzo, Schema Spia, questo è un pezzo vecchio, non l'abbiamo fatto con una gemma, è un pezzo che ci avevo io da parte, adesso abbiamo anche Lanciarazzi. Questo pezzo, dopo io avevo scritto un sacco di pezzi molto molto incasinati. Questo non è che sia proprio semplice, però voleva essere un pochino più lineare, un po' più stoner. Avevo sperimentato anche la cordatura in Dark D. Non è un grande cambiamento, però un piccolo esperimento. E ovviamente ci abbiamo messo dentro anche un po' di prog, visto che bisogna mescolare le cose a caso. Però il testo, non so quanto io possa parlarne, però diciamo che sono andato ad Amsterdam e i funghetti allucinogeni, che là sono legali, quindi sono legali, non c'è nulla di male. E in Italia fa male prenderli, ad Amsterdam non fa male. Scusate, mi cazzate. E quindi parla dell'esperienza con questi funghetti, ed era anche tra l'altro l'addio al celibato di un nostro amico. Lui non se l'è presi, non ci siamo presi, siamo fatti anche una paranoia andando in giro per strada, ma è stato bellissimo. Il testo di questa canzone non è così importante, è più che altro atmosferico, e parla degli dei che simboleggiano i tuoi demoni interiori, che vengono a parlarti e ti dicono cose, ti prevedono il futuro. È una cosa interessante. La cosa però di sta canzone è la musica. Piace un sacco agli altri dei Madara, anche se non è stata proprio... Ah, non hai la testa! E adesso qua c'era una cosa che da bimbo mi faceva paura. Passi qui sopra, si spengono le luci e si apre quel portale là. Sapendolo non fa tanta paura, al tempo era... Ah! E escono tutti questi folletti. Vabbè, questa è la parte con i tempi composti un po' incasinata, che Mirko mi ha bestemmiato addosso un sacco per imparare. Se no, gli piace un sacco sta canzone, mi diverto. È una delle sue canzoni preferite. Pom 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 pom. Molto, molto, molto divertente. Bene, finiamo questo terzo livello, facciamo una canzone a livello. E mi sa che abbiamo finito anche questa prima parte dell'album. Oh, quanta gente! Qua c'è un po' di scream, divertente da fare. Ok, qua continua. Qua ci sarebbe un altro, la possibilità di accedere. Ho fatto per sbaglio! Oh no! Vabbè, qua ci sarebbe un livello segreto che non volevo fare, volevo finire prima questo, c'era una parte bellissima. Però sono un imbecille, non ci gioco da anni, e non importa, andiamo a fare questo livello. Anzi, non lo facciamo perché è finito. Quindi la prossima volta partiamo dal livello che volevo fare io. Tanto ci sono i codici, posso arrivarsi là come voglio. Qua c'è un sacchissimo di gente con la mitragliatrice affidata.
Wow, che bella musica, giusta. Passiamo un po' di musica. Tre quarti. Andiamo là, ci... Dai, ci sta questo gioco. No, sono troppo. Oh, gente. Amici, quanti amici? Quanto sangue, quanto splatter, yeah! Dove cazzo devo andare? Non lo faccio mai sto livello. Ciao! Ah sì, qua, dov'è cazzo? Che... Vabbè, c'è un sacco di gente, questo è un livello segreto, quindi è un pochino più difficile. È qua che esce un sacco di gente, noi ci mettiamo qua ad aspettarli. Ciao! Oh, doppia pistola! Pa, 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 pa. Oh, è tu. Lancia razzi e moriamo. Vabbè, questo vi darvi un'idea di sto gioco. Che figata. Ok, sono morto. E sono anche triste lì in basso a sinistra. Questa era la prima parte dell'ascoltaggio di Buena Madera Zero. Farò anche l'altra parte. Non so quante visualizzazioni posso fare sta cosa, però vabbè, mi sono divertito, mi sono passato il tempo. Alla prossima. Ciao, e ciao anche te Folletto che cammini solo, solo sono morti tutti i tuoi amici, sono morto anch'io, cosa fai? Guardalo piccolo. Ciao, sta già partendo Ogni, ma lo ascoltiamo la prossima volta.